non è stata una bella partita, sia dal punto di vista della prestazione di Livorno, sia dalla partita in sé per sé. Dato che devo parlare di Livorno, appunto, parlo di questo. Livorno ieri, nonostante il Perugia non abbia fatto quella grande partita, Livorno stesso ha giocato male. Ha giocato male perché io credo che la cosa fondamentale che manchi è, tralasciando il fatto che, tanto ormai per me è una prassi, il fatto di Gautieri che è una zecca, nemmeno un cambio quasi, che poi dopo vi spiegherò anche perché la cosa fondamentale manca secondo me è il gioco. Ora, questa è una giustificazione non accettabile, però magari, non essendo pratici, anche perché non è mai, penso, non è mai capitato o capita quasi raramente, magari il fatto che il campo è più scivoloso, dovuto anche dalla pioggia, magari ha influenzato la partita un briciolo, però già anche da prima il gioco non c'era. E appunto manca perché sbagli veramente cose semplici, elementari, e appunto che addirittura ti mette in difficoltà, sia a partire magari dai movimenti in difesa per quanto riguarda la, diciamo, fase di copertura, di marcatura. Infatti tante volte abbiamo rischiato di prendere magari in contropiede o appunto i, come si può dire, sapete, indecisioni, tipo vado io, vai te, esco io, esci te, e sono cose che appunto non tanto, perché comunque il Perugia, senza mancare di rispetto, comunque ieri ha fatto piuttosto, tra virgolette, schifo, non ha giocato bene. E appunto da questo punto di vista lì poi si va a centrocampo dove non tiene un pallone, non sai cosa fa, perché la squadra, soprattutto nelle zone centrali e nelle zone d'attacco, non fa un movimento, lo fa difficilmente, e appunto il centrocampo quindi non c'ha la regia, cioè non fa gioco perché comunque non sa cosa fare. E poi in attacco è capitato sia quando Galabino non c'era, sia quando è entrato Galabino, perché comunque tipo poi si trovano due uomini accanto e vado io, vai te, vado io, vai te, tipo magari non so, palla alta, va Galabino di testa o vantaggiato, non so se avete visto cosa voglio dire, insomma, questa si vede. E niente, e la cosa strana è che io parlo da spettatore, eh. Tornando, ecco, al discorso anche di Gautieri, a parte il fatto che ha iniziato a 3 punte per andare a finire a 2 punte, cosa che magari secondo me, soprattutto con, cioè, vedendo come gioca il Perugia, devi far prima, cioè devi fare la rovescia, magari partì con 2 punte e poi vedi che era fattibile perché potevi far gol, secondo me, allora cambi, vai a 3 punte, ha fatto la rovescia, va bene, poi fa l'altro, con tutto il rispetto per il giocatore, ma sapete, o perlomeno se non lo sapete, lo dico, Mijalenic o Jelenic, come si pronuncia, me non piace proprio per niente, e fra l'altro è partito anche solari, boh, vabbè, piuttosto gioca Galabino come prima punta, no? Con vantaggiato e Cutolo di là, no, ha voluto far giocare gli Elenici. Comunque, la cosa strana, quella che volevo dire prima da spettatori, è che io personalmente mi sono accorto che il Perugia giocava abbastanza alto, infatti quasi sempre sia errore arbitrale e non ci si trovava in fuorigioco, ma tante volte, nei giorni di poco tempo. Quello è Dio. Ma perché al posto di far giocare, invece la squadra, parlo per Livorno, invece la squadra stralarga, ovvero che la difesa c'è una difesa, l'attacco c'è un attacco, un compatti tutto, i giocatori si trovano spesso più vicini, sbagliano di meno, perché fai passaggi in teoria più elementari e non sei in fuorigioco. Perché lo fai? O perlomeno avercene solo uno in attacco che magari prova a fare due sponde, di va? No, ha voluto giocare così. E infatti così visto i risultati. Ed è vero, dal punto di vista del risultato, non della prestazione, si è vantaggiato, buttava dentro il gol, probabilmente facevamo gol, però allo stesso tempo, se il palo del giocatore di Perugia, che non mi ricordo chi era, entrava, facevano anche loro, vabbè, comunque questa è una cosa a parte. E niente, la cosa che comunque tenevo a dire dal punto di vista del commento è che, cioè, per quanto riguarda il commento, è il fatto che il Livorno ieri ha giocato veramente male. Non so, se poi stupida come cosa, se sia stato anche il fattore campo, del fatto che era umido, magari il pallone non gestisce peggio,
Non so se sia stata la concentrazione, non so, insomma, se sia stato un cucchiaio di Livorno, a me non mi è piaciuto per niente. No, non mi è piaciuto perché, come ho detto prima, lo si manca il gioco. Il gioco, appunto, partire da, come ho già detto, dai ruoli, dai movimenti, dalla concentrazione, da, appunto, anche dalla visione di gioco, e niente. Male, anche se si è pareggiato, comunque diciamo che dal punto di vista del risultato non è andata malissimo. Dal punto di vista della prestazione sì, perché comunque si gioca contro il Perugia, che era per il mio uno dei big match per quanto riguarda la classifica momentanea. Perugia e Livorno sono in zone abbastanza alti, quindi era una partita importante, e niente. Dal punto di vista proprio delle prime posizioni, meno male hanno pareggiato Carpi e Frosinone 0-0, magari nessuno dei due prende quel briciolo di distacco. E niente, no, credo che non abbia da dire altro. Io solamente comunque che se c'è la possibilità, nonostante è brutto da dire, anche se l'ho già detto, vabbè, per quanto riguarda la storia, è brutto da dire, magari tipo vai via, però mi sono accorto che io penso che per la piazza che a Livorno ci vogliono allenatori con i controcazzi, come si dice, con i coglioni. Cioè, non tanto uno che urla di va, solamente che uno quando entra negli spogliatoi proprio si faccia sentire, apre le orecchie ai giocatori, fila le orecchie, dice oh! No, vabbè, cosa che secondo me Gualtieri non fa anche da quello che si vede in campo. Questa comunque è una cosa mia. E ovvia, niente, non c'ho di altro. No, sto pensando. Anche prestazione della squadra penso vada su 5 e mezzo. Ah, una cosa, ecco, che volevo dire è stata la prestazione di Maicon da terzino, come infatti sapevo che era, che a parte l'ho visto già più avanti, laterale all'ho visto fa. E devo dire che nonostante da quello ho sentito dire comunque, perché io pensavo fosse terzino, ma la gente mi ha detto guarda, ti sbagli. Non ha giocato benissimissimo, però se l'ha cavata abbastanza bene. Almeno lui tante volte ha anticipato bene e ha creato anche qualche palla, insomma, qualche occasione, tra virgolette, ha fatto ripartire la squadra. Ecco. Via, detto questo, finisce qui, davvero, non devo dire nient'altro. Non so comunque se siete d'accordo con me per quanto riguarda questa partita lì. E boh, spero di sì. Che sai, visto il video del Frosinone mi sono trovato, tra virgolette, attaccato, ma d'altronde io una cosa che ci tengo a dire, vi dico sempre, è il fatto di io dico la mia, e la mia non è detto che sia uguale alla tua, che mi guardi. Quindi niente, comunque mi piace il confronto, allo stesso tempo mi è piaciuto tanto il fatto che ci siano state delle diverse idee, dei diversi modi di vista, ecco. Via. 87 partite, ora vado davvero e niente, ci vediamo alla prossima partita, vediamo un po' di... Anzi, no, sto zitto, non dico niente, magari porto merda. Vediamo la prossima partita, si vedrà come andranno le cose. Ciao a tutti.